Ok, lo prendo la camion, perfetto. Lì ci sono nel camion. Ma se no vai su quello di trovolo che ce n'è un po' di più, mi so. Vado a dare un'occhiata. Cioè qua ce n'è a volontà, credo. Ah sì, che ne ho solo 20. Ok, te ho preso 20, grazie. Vai, vai. Certo, un colpo nel camion tuo, trovo, lo esplodi come pochi, ho tutte quelle munizioni. Dio mio, no, aperto, ho detto, che cazzo. Cioè, andiamo. Avete detto, servono armi e munizioni. E giustamente lui ha riempito tutto. Ha seguito l'ordine. Cazzo, sta motocicletta è proprio bersaglieri style, comunque ve lo dico. Dov'è il pennacchio? La tengo da che parte. Vabbè, io punto. Oh, corre sta cosa, sì, perché è quella da pattuglia. Sì. Fa bene uno schioppone al tipo. Però è immanovrabile da far schifo, cioè avessero messo la cipina secondo me era meglio. Arriverà, arriverà. Speriamo. Ma magari la Jeep la fanno con la mitragliatrice sopra. Mm-hmm. Sarebbe una figata. Che sì. Equipaggi, colpi e benzina. Ma io ti dico anche l'Alftrak, il problema è che avendo l'HMG di colpi ne fa andare da far schifo. Vabbè, questo. Già da sinistra la prima che trovate. Ma state facendo convoglio? Sì. Motoretta davanti e camion dietro. Due camion tutti, non devo... siamo figli. Perché non ci accontentiamo. Un attimo, dove stiamo andando esattamente? Sto andando al punto che ho segnato sulla c'è mappa. C'è il punto sulla mappa. Mi... non so perché non vuole andare. Che è questo sbancello dopo Gigio? Ah, devi passare sul fianco. Sì, Cristo. Ma vedi, già siamo in guerra, le nostre preoccupazioni anche il cancello ci si mette. Qua abbiamo anche addirittura dei pezzi di artiglieria in teoria, però sono troppo distanti, mi sa, per... Eccoli qua. Ma nostri o loro? Nostri, però sono penso troppo distanti dalla base nemica per essere utilizzati, immagino. E occhio che qua c'è... Cosa vedi di artiglieria? Allora, vediamo. Io questa la classifico come zona pericolosa. Sì, infatti, andiamo avanti io e Quintonox, voi aspettate un attimo qua. Paio pistola spianata. Allora, dove c'è? Qua è proprio pericoloso, perché qua era dove eravamo prima praticamente. Esatto. Io avrei lanciarazzi. Potremmo costruire di qua forse, vediamo. Quella è l'indirizzo. Ma non troppo. Ma aspetta. Boh, provo a scrivergli un messaggio a questi e vedere. Tipo qua giù. Qua giù secondo me, avanti qui. C'è anche un piccolo passaggio vicino l'acqua, non lo so, qualcosa del genere. Sì, c'è secondo me Zulfo, qui a destra no? Della strada, qui. Qui. Ok, ragazzi, ok, torniamo indietro così ci seguite per bene, senza che rischiamo di perdere il camion e cose varie. Ma no, abbiamo il veicolo da costruzione. Oh, quindi... nemico! Oh! Merda, pezzo di... Porca troia, non l'ho neanche l'ho visto all'ultimo. Io... No, che ci ha preso. Potrebbe essere compromessa la zona laggiù. Andiamo di qua, io metterei vicino al sto carburante a sto punto. Così prendiamo anche il carburante per le cose, per tutti, diciamo. Se il camion lo lasciassi in città e venisse su quel veicolo da costruzione. Lo costruiamo qua il veicolo. Stanno sparando voi? Stanno sparando il mio camion. No, col veicolo da costruzione se vai a 5 di fin là ci impieghi 20 anni. Ma sta sparando per... Vai, spara. Muori! Sì. Siete deteggiati voi col camion? Sì. Io sì, sto andando verso la ricarica. Ok. Allora, e qui sarà un'impresa. Allora. Io direi di fare qua avanti tipo degli avamposti, delle sacche di sabbia per proteggerci eventualmente. Perché di qua non c'è niente, cioè oltre prima dei cannoni d'artiglieria non c'è niente. Qua c'è già abbandonata. Questa qua è la baracca nostra tra le altre cose. Io volevo costruire questa zona qui, l'avamposto. Sarebbe, aspetta che scendo un attimo. Porca troia. Aia cazzo. No. Vengo a prenderti, tranquillo. Puttana, mi ha schiacciato il piede, sono morto. Sì, ho visto. Sì, ti ho visto distante, però cazzo, qua l'hitbox fa piangere alle volte. Fa piangere. Chiedo perdono, okay, molti vengo a prendere. Aspetta che droppo un po' di roba. Qualcuno sta costruendo di voi? Non ancora, tra poco iniziamo. E allora c'è qualcuno che costruisce qui. Ma dove? Ah, vai fuori il nostro portone a destra, tipo.
Vieni Fabio. Se siete col track, ci cominciamo a muoverci. Comunque ok, noi ora cerchiamo di costruire qui un posto. Io sono a Crumbling Passage, vado all'outpost che c'è qui, vediamo se riesco a droppare qualcosa. Andiamo di qua. Costruiamo di qua giù da qualche parte. Dove siete? Dove c'è la benzina? Siamo sotto la benzina. Qua c'è pieno di materiali, ragazzi. Ok. Costruiamo sto cacchio di veicolo. Ce n'era uno a De Chi. Cioè, prendo la motocicletta e viene qualcuno. Non so quanto lento sia, però. Se no lo dobbiamo costruire vicino al municipio, mi sembra. Sento sparare. Però, qui. Vicino al municipio devi essere. Sì, deve costruire. Ah, no. Ci stanno attaccando. Allora, andiamo con la moto. Allora, fammi un primo assunto. A me serve il materiale esplosivo, ecco cosa mi serve. Cioè, fai le fortificazioni. Basta che fai il muro. Dato ora arriviamo con l'autobus, poi mettiamo il tunnel così sparano in automatico. Quindi no, si possono venire anche a prenderti con la moto, il problema è che nella moto non puoi mettere i materiali. Sì, no, qualcosa puoi mettere, mi sembra. Solo slot per... da quanto ho visto io sono slot per il carburante. Per? Per il carburante, da quanto ho visto io. Ora di controllo non appena porto Fabio a De Chi. Io voglio il mio house. Ok, a sinistra. Ok. Tu vai pure. Stiamo tornando. State tornando al QG? No, ma se vuoi ti vengo a prendere. No. Del materiale medico vi può interessare? Potrebbe, sì. Visto che poi nell'avamposto bisogna qua, mettere anche... niente. Ne crafto un po' e poi al massimo mandatemi solo un camion a caricarlo, va? Io ora faccio una cassa, mettiamo tutto dentro e poi possiamo utilizzare il camion di nuovo. Siamo arrivati, minchia, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Siete arrivati, siamo salvi. Il vaso andava portato in salvo. Ho visto un camion passare, non so se nemico o amico. Boh. Nel dubbio fortifichiamo. Sì, esatto. Con l'RPG nel dubbio l'avremmo scoperto. Bene, se lo faccio qui nell'angolo. Sì, sì. Io non mi fido, faccio il giro perché... No, guarda che bello questo tuo. Perché qua ho visto che possiamo fare 18 in totale di munizioni da mortaio. Non sono tante. Però se riusciamo a usarle un po' bene, riusciamo in teoria a rompergli i coglioni a questi warden maledetti. Sì, soprattutto in termini di difesa. Sto andando a recuperare il mio camion di roba che ho parcheggiato dentro al sicuro. Ok, adesso proseguo sulla strada. Mi sto arrivando col camion, che devo fare un po' di strada. Perfetto. Perché non mi fido a passare da lì perché c'è... Passi da De Chi. Esatto, sì, perché poi ci sono i nemici. Adesso butto giù il cancello che è lì nel mezzo del niente. Sì, infatti ho solo fastidio. Blocca la visuale della pillbox. Spendo magari i 150. Della Gandor oggi. Allora, io sono rimasto a distanza 150 metri, azimuth 303. Ok, vedo qua, però. Anche quella pillbox. Prova a sparare, perché io qua ho 50 metri precisi, non sicuramente non li vedrò. Vado. Vai. Vado, ma perché non mi spari, Maleficus? Ah, perché tira vicinissimo qua. Qua sono i 150, ma non vorrei che è troppo vicino. No, 150 è il massimo della gittata, quindi non può essere troppo vicino. Ah, ok. I colpi devi metterli dentro all'Ovizer, mi sa. Insomma, hai sparato... Ho sparato con l'Ovizer. Io il colpo non l'ho visto, mi sei andato oltre le case. Dici? Sì, considerando anche dove
come ho sentito il proiettile era la distante dal... Chi è che mi può? Mi confermi... L'azimut quanto mi hai detto che era, più o meno? In quella direzione lì, era 306 cos'era? 303 cambia poco. 306 ce l'ho così. 150 metri al massimo, prova ad accorciare un po' il tiro. Chi è sparato? Di... Cercando di buttare giù un sacco di sabbia. Okay. Fai... fai 100... 100... 120? Sì, in arrivo. Ok.